Hangart Fest taglia il traguardo della 20ª edizione. Lo fa con una ricca rassegna presentata nella Biblioteca Oliveriana che metterà in scena 22 eventi, 18 performance, 5 coproduzioni, 4 debutti e una lunga serie di incontri, laboratori e installazioni multimediali volte a celebrare l'anniversario a cifra tonda. Una 20ª edizione prevista dal 25 agosto al 16 settembre col valore aggiunto del connubio fra danza contemporanea e musica dal vivo. Gli spettacoli, la maggior parte degli spettacoli che proponiamo quest'anno avranno musica dal vivo. Ecco, questa ci si è arrivati un po' per caso, però è una caratteristica importante. Questo è abbastanza raro nella danza contemporanea, soprattutto nella giovane danza contemporanea. Ecco. Vedrai in scena questo spettacolo giovani musicisti del Conservatorio Rossini con giovani danzatori del liceo coreutico, ma questo è soltanto uno. Lo spettacolo di inaugurazione del festival, ad esempio, che si terrà a Villa Imperiale, ebbene vedrà in scena 12 danzatori e 8 musicisti con musica dal vivo, il Radio Zastava, che è una formazione multietnica. Ecco, per me questo spettacolo dal titolo Bolero con la compagnia Arerea, diciamo, non ho timore nel definirlo un colossal, perché per la danza contemporanea, ripeto, 20 elementi in scena davvero è una rarità. Si parte dunque da Villa Imperiali in una edizione che sarà senza la Chiesa della Maddalena, abituale quartier generale di Hangarfest, che porta i segni del terremoto di novembre. Il festival sarà comunque dislocato in diversi luoghi simbolo di rilevanza storica artistica per la città. Attraverso la creatività solita di Hangar Festival di creare più spazi e più momenti di incontro con la danza contemporanea nella città, a partire dal cortile di Palazzo Ontaldi, messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio, a partire dal luogo dove ci troviamo ora, cioè l'ente Olivieri, Biblioteca e Musei Oliveriani, dal cortile alla Sala dello Zodiaco. Passando per altri luoghi chiave, pensati anche proprio per la danza, recentemente restituiti, come la Sala della Repubblica del Teatro Rossini, che sarà un grandissimo spazio, anche una novità, ovviamente in questa direzione, nel nuovo assetto pensato appunto particolarmente per la danza, ma in generale, diciamo, una città pronta ad accogliere nello spirito di hangar artisti da tutta Italia, da tutto il mondo. Luoghi differenti che ospiteranno spettacoli internazionali di grande impatto artistico. Una bella performance di Elisabetta Consonni con il suo gruppo, ma non solo. Marie-Caroline Ominal, un'artista svizzera, molto eccentrica, molto come dire, all'avanguardia per le cose che propone. E poi una sfilza di artisti da Israele che sono i nuovi coreografi israeliani. Un festival che si pone alla 20ª edizione di assoluto rilievo nazionale e internazionale e soprattutto uno dei migliori biglietti da visita rispetto alla capitale 2024 che ci aspetta.